Vincendo, siamo qui, sta in corso nella fattoria sociale un corso di formazione per operatori sia delle fattorie sociali che delle comunità terapeutiche, dei servizi di salute mentale, e in collaborazione con i Living Learning Experience di Londra. Ci sono dei colleghi che fanno i docenti, da diverso tempo vengono in Sicilia e ci aiutano un po' a formare gli operatori, e quindi è una prima esperienza, anche l'abbiamo fatta spesso per le comunità terapeutiche, adesso lo facciamo anche dentro la fattoria sociale. I colleghi sono Rex, Aldo e Veronica. Vorrei chiedere se potete spiegare a chi ci vede cos'è il Living Learning Experience, qual è il valore e l'importanza di questa esperienza e anche di questa esperienza che stiamo facendo qui a Caltagirone. This is a training model we developed for therapeutic community staff in England about 20 years ago. Un modello di formazione per gli operatori di comunità che abbiamo sviluppato circa 20 anni fa per formare le proprie operatori di comunità terapeutica. And the idea is to give staff the experience of being in a therapeutic community themselves, so they understand what it is like for the members and patients. E l'idea fondamentale è quella di dare agli operatori la sensazione precisa di che cosa significa essere membro di una comunità, così che quando loro possono operare sanno mettersi nei panni dei residenti. And we've found that in 3 days people can do a great amount of work to understand how they work with other people in groups and in settings and understand about their own emotions. Abbiamo scoperto che in 3 giorni soli la gente può scoprire tante cose dell'approccio di comunità terapeutica. And to do it in a place like this, in a green care setting, as we would say, on a social farm, is a wonderful opportunity to do this workshop. E fare questa esperienza in una fattoria sociale come questa aggiunge un valore aggiunto alla qualità dell'esperienza che si fa. So if I explain a little of the theory, we try to replicate the experiences people go through in a therapeutic community. Quindi in pratica, se posso spiegare i principi, la gente vive quello che vive in una comunità terapeutica vera e propria. And the first experience people have is to need to feel belonging to a community, so they feel a sense of attachment. E la prima esperienza, la cosa fondamentale che la gente deve vivere, è quella del legame, dell'attaccamento al gruppo, al posto. And then they develop a sense of trust and safety with each other and able to feel emotionally safe to discuss things that matter to them. Dopodiché si sviluppa un senso di fiducia l'uno nell'altro, che è la condizione necessaria per poter imparare dagli altri. And so to do this we communicate by having small groups and community meetings where people talk about various things, both their personal material and how to organize ourselves together. Per fare questo noi usiamo la tecnica dei piccoli gruppi, dove la comunicazione può fluire a vari livelli. Questo è il concetto, quello che dice, non traduco letteralmente, però questo è. And the overall aim is to give the responsibility for everything that happens to the group and the group working together to make decisions. Lo scopo generale è quello di dare responsabilità a tutti i membri di questa comunità per le decisioni che si prendono. So although we are the staff, we try to work in a way where we set the framework and the group makes the decisions. Così, sebbene noi siamo lo staff, noi creiamo quella situazione, quella cornice all'interno della quale si possono prendere le decisioni. And through this process we believe people can find a sense of themselves amongst others, they understand how they are involved with the work of the community. E noi crediamo fermamente, anche dato questa esperienza direi di aggiungere, che attraverso questo processo si possono comprendere i veri processi di sviluppo all'interno della comunità.
for example, to have a sense of empowerment by being able to conduct the different people conduct the meetings, they chair the meetings, and this makes them, they are the person who is in charge of the community, and this is a powerful people, powerful feeling for people. Per esempio, avere l'esperienza del concetto di empowerment, che non è altro che la sensazione di avere l'autorità, la possibilità di scegliere e di esercitare l'autorità insieme allo staff per l'applicazione delle decisioni che si prendono. So people come together, they make very close relationships with each other in the groups, and they come to understand how they work emotionally better. Quindi la gente si incontra, scambia delle cose personali profonde e impara a capire come l'altro può pensare o può sentire. So they can then take this experience back to their work and be more effective at working with people in their professional life. Poi possono riportare questa esperienza al lavoro e diventare ancora più efficienti in quello che fanno con i pazienti e tra di loro. But one of the important things about this training is it's not only thoughtful and hard work, but it's also enjoyable, and we hope that people have fun and can laugh together as well as to be intense. Ma rispetto a tutti gli altri corsi di formazione, c'è questo aspetto che si aggiunge alla teoria e ai principi, alla cultura di un training regolare. C'è anche l'aspetto del divertimento, della creatività, di svolgere attività divertenti per tutti. So we have the whole range of life, from disagreements, from difficulties, from pain and upset, through to laughing and fun and games together. Quindi abbiamo tutto un ventaglio di esperienze che si fanno nella vita, dal disaccordo, dal confronto forte alla condivisione del pensiero e delle scelte. So all life is here, and people have a better opportunity to be more humane and more gentle and more compassionate in their work. È un campione di vita qui, e quindi la gente ha l'opportunità di sperimentare che cosa significa avere compassione, ovvero empatia per l'altro, mettersi nei panni degli altri e stare insieme. I think that's enough. I think that's the principle of the workshop. Penso che questo sia abbastanza. Questi sono i principi generali del workshop. Se posso aggiungere qualcosa, in base all'esperienza, io ho due comunità terapeutiche a Roma, si chiama la Raymond Gladil, che è specializzata nel trattamento dei borderline, disturbi di personalità, e usa questa che si può chiamare socioterapia integrata, che non è altro che un'esperienza derivata dall'esperienza post bellica fatta da Maxwell Jones, che ha scoperto appunto che questi principi elencati da Rex modificano l'identità sociale delle persone. Abbiamo scoperto che ci sono tre aspetti importanti di cui hanno bisogno specialmente i borderline, che sono modificare l'identità sociale, sviluppare l'attaccamento, come diceva, un attaccamento sicuro, quindi un'esperienza di fiducia nella società e nell'altro, e però anche sviluppare la tecnica di gestione dell'intensità emotiva, perché il borderline in particolare può essere visto come un bambino solo, arrabbiato, deluso, tradito, impaurito, molto bisognoso in un corpo di adulto. Per cui se noi riusciamo a vedere questa parte bambina, allora riusciamo a parlare, a comunicare, e lo facciamo questo attraverso il gruppo, perché il rapporto individuale uno a uno non va bene per chi si è sentito tradito dalle persone che avrebbero dovuto prendersi cura e dargli la sicurezza. Quindi diciamo che noi facciamo la socioterapia integrata, ovvero espandiamo in pratica i concetti che applicati in questo workshop, e diamo ruoli di responsabilità, insegniamo attraverso steps le tecniche di autocontrollo degli impulsi, soprattutto quelli distruttivi e autodistruttivi, e diamo la possibilità di sperimentare che
vivere in una comunità che rispetta l'autorità del gruppo, che fa sentire persone di appartenere a un gruppo dove siamo tutti esseri umani con le nostre debolezze, chi più chi meno, anche gli operatori, ridà la fiducia alle persone che vi passano per un certo periodo. Quello che... chiedere un po' a Veronica, se intanto tu sei, descriviti, sei una persona che ha girato il mondo e che vive questa fase della vita, del mondo, volevo chiederti intanto se questo approccio, questo workshop Living Land Experience, può essere applicato anche in altri servizi educativi, di salute, sì. E poi la tua anche esperienza, perché tu conduci piccoli gruppi, conduci le esperienze, hai un quadro anche internazionale. Sì, io penso che questo approccio del... Perdon, scusate, me le metto qua. Okay. Yes. Questo approccio, il modo che noi lavoriamo con i clienti, è un modo che serve per lavorare a tutti i livelli, dove ci sono i gruppi, dove ci sono persone che lavorano insieme, cioè dire, serve per lavorare con gente molto giovane, nelle scuole si potrebbe utilizzare con bambini più o meno piccoli, con adolescenti è perfetto, per aziende, gente che deve costruire un gruppo di lavoro, attività lavorative, sono importantissime, tutto quello che si chiama team building, o costruire un rapporto di equip, di lavoro, è super utile questo approccio, perché veramente è un approccio dove uno impara la democrazia. Lì tu impari veramente che il liderazgo serve, però che il liderazgo può girare dentro di un gruppo, perché tutte le responsabilità si devono prendere insieme. Quindi anche uno sviluppo della leadership, di chi partecipa a queste... Sì, sì, uno sviluppo della leadership, perché essere leader generalmente è un posto molto difficile, molto solitario. In questo tipo di approccio si impara che la leadership si può condividere con i membri del gruppo, capito? E che allora la responsabilità, la presa delle decisioni, tutto quello che succede è condiviso nel bene, nel male. Nessuno si prende tutti i commenti negativi e nessuno si prende tutto il positivo neanche, perché tutto è stato preso insieme. A livello della mia esperienza internazionale, sì, ho lavorato in Italia, ho lavorato in Sud America, ho lavorato in Inghilterra. Alla fine non è che gli esseri umani siamo così diversi, no? Le problematiche umane sono quelle. La forma di presentazione varia un po', però se tu le dai alla persona la possibilità di esprimersi liberamente, con contenimento, con comprensione, con un frame, come si dice, una cornice che ti permette di essere spontaneo, la persona riesce e si sente meglio, capito? Allora la democrazia è una cosa buona e dobbiamo cercare di svilupparla sempre di più. E questo workshop, adesso facciamo un giro, si fanno i piccoli gruppi, già l'hanno detto, c'è un lavoro di confronto, dialettico, di creatività, di crescita, però si decide tutto insieme, cioè non... Ci sono degli orari stabiliti per fare gli incontri, il grande gruppo, il community meeting si chiama, anche il tempo libero viene deciso insieme democraticamente, ma cosa interessante è che si cucina, cioè ogni gruppo a turno cucina, prepara per tutti, e quindi è un processo veramente partecipativo in cui la crescita è perché ognuno si occupa dell'altro, si occupa di sé e si occupa anche dell'altro. Adesso andiamo in cucina perché proprio in questo momento uno dei tre gruppi sta cucinando e cucinano cose proprio tipiche di questo posto, e chiediamo adesso che cosa stanno cucinando i nostri colleghi, che c'è Salvatore, Maria Grazia, Claudia, che sono degli operatori sociali, ma qui sono diventati anche esperti cuochi. In questo corso si diventa esperto cuoco. Cosa state preparando? Stiamo preparando le pizze con due grani antichi, tumminia e farro lungo. E nello specifico questa invece è una pizza con le biete che producono proprio qua fuori, cipolla, pomodoro, olive nere e primo sale. Quindi in due giorni si è stato acquisito anche la cultura
della cucina di questo posto, di questo di questa fattoria sociale. Salvatore è responsabile della REMS, qui è diventato un esperto cuoco. Cosa stai preparando? Ho preparato una focaccia ragusana e adesso sto preparando una pizza ai peperoni, sperando che sia buona, perché mi sa che resteranno tutti col desiderio della pizza. È un'esperienza nuova, stare dall'altra parte, non dalla parte di chi sta in comunità a dirigere, di chi aiuta gli altri. Vediamo che se lo prendo io. Vai. Sicuramente un'esperienza formativa che può aiutare nella vita di tutti i giorni in comunità. Credo che questo evento formativo sia molto importante nella vita professionale, nella mia vita professionale. Credo che parteciperò ad altri eventi formativi come questi, perché imparano a stare dalla parte di chi ha bisogno e a sentire le frustrazioni che possono venire da chi tutti i giorni si dice devi fare questo, devi fare l'altro, e l'altro è costretto a farlo in maniera anche a volte passiva. Quindi sperimentare una comunità democratica in cui tutto viene deciso nelle varie riunioni che si svolgono tutti i giorni, in cui vi è un processo alle dinamiche, ai conflitti, è molto importante. Per cui credo che stare dalla parte del paziente sia un momento importante e formativo. Grazie Salvatore. Grazie. Ti chiedo se nel frattempo, quando fate le pizze, se potete fare un pezzo senza peperone e senza cipolla, perché poi ognuno ha le sue sofferenze. Allora, giriamo, qui ci sono altri componenti del gruppo che stanno cucinando. Questa è la cucina, stanno preparando, queste sono le mandorle. Allora, permesso. Attenzione, vai, la puoi mettere. Qui c'è il forno. Vai. Ecco come stanno preparando il mangiare per tutto il gruppo. Si cucina tutti insieme a mezzogiorno e sera, ogni gruppo prepara, cucina per gli altri, quindi oltre che nutrirsi, nutre anche gli altri. Maria Grazia è responsabile della comunità terapeutica del Dipartimento di Salute Mentale di Caltagirone Santo Pietro, è una psichiatra, ma qui è una esperta cuoca. Allora, Maria Grazia, la tua esperienza? La mia esperienza in questi giorni di cucina o di comunità? Di tutto. Va bene, molto positiva. E aspettiamo il terzo giorno, cioè domani. Cos'è la cosa che più ti ha colpito in questi giorni? In questi giorni? La vita reale. La vita reale. Quindi come si possa essere una comunità vera, con tutte le dinamiche che ci sono nella vita reale. Yes. E con tutte le soluzioni più o meno possibili, quando sono possibili. Con la creatività, okay. Allora, se ti vedo molto creativa in questa cucinare. Grazie. Paolo invece è un avvocato, sembrerebbe che non c'entra con il nostro mondo, però è venuto qui un po' incuriosito da questa esperienza. Cosa ti ha incuriosito e adesso cos'è che ti è piaciuto o non ti è piaciuto questa esperienza di living and learning? Ma indubbiamente il fatto di convivere anche qua, questo aspetto della cucina, e soprattutto della residenzialità, cioè tre giorni di vita in comune, che difficilmente un'esperienza analoga nell'ambito lavorativo o altri tipi di vacanze indubbiamente non hanno la stessa. E poi l'arricchimento che immagino ognuno di noi si porta nel quotidiano dopo oggi. Quindi la cosa che ti ha colpito di più, tu sei un avvocato, no? Io sono un avvocato, per ragioni professionali ho rapporti con questo settore. Sono le fattorie sociali oppure no, anche le comunità? Persone ricoverate presso comunità. In prospettiva le problematiche anche dei detenuti
là dove hanno con le fattorie sociali il lavoro all'esterno. Ecco, ci sono tutta una serie di cose. E quindi conosco questa realtà. Viverla qua in questo modo è indubbiamente un ulteriore arricchimento e approfondimento. Grazie, grazie. Grazie a voi. Allora, diamo uno sguardo alle pizze. Pizze. Questa è la marmellata che è stata fatta proprio oggi per domani mattina. Proprio. E anche un corso, questo corso oltre ad essere un corso nella conduzione delle comunità terapeutiche diventa facilmente un corso di alta cucina. Simone Bruschetto è uno dei conduttori dei gruppi, anche uno dei con lui abbiamo sempre organizzato questi Living Learning Experience in Sicilia. Ecco, pensiamo in questo luogo anche in collaborazione con i colleghi inglesi di farne più di uno. Qual è la tua esperienza, il tuo pensiero in questo momento? Ma in questo momento che sto cucinando penso che la comunità è un posto dove gli esseri umani condividono la cucina e i gabinetti, dove c'è questa possibilità di cucinare e condividere anche quest'altro aspetto. Quella è la base per ogni comunità, perché è l'essenza di ogni convivenza, che prevede lo stare assieme e anche il lavorare assieme per il nutrimento e l'igiene, che sono i primi due elementi essenziali dell'attaccamento umano. Volevo presentare l'artefice della marmellata, tutta genuina e tra l'altro un'esperta della cucina, diciamo così, naturale, brava ed esperta veramente. Grazie. Abbiamo preparato per la colazione di domani una marmellata di pesche con delle pesche che producono proprio qua vicino, utilizzando solo un po' di zucchero di canna e i limoni che ha raccolto proprio Salvatore nell'albero. E dopo una cottura ne abbiamo preparato 6 vasetti, ognuno per ogni casetta, in modo che domani mattina possono gustare questa marmellata col pane sempre della zona. Ma che c'entra questo con le fattorie sociali, con la salute mentale, con le comunità tra non medici? Possiamo pensare al mattino di mangiare dei cornetti confezionati o dei biscotti imbustati, ma abbiamo bisogno di riscoprire quelli che la naturalità e la proprietà degli alimenti, e per fare questo è necessario utilizzare dei prodotti che vengono fatti proprio in casa. Vale a dire mangiare bene, ma mangiare sano, perché se si mangia sano e si sta bene anche da un punto di vista mentale. Questo avviene alla fattoria sociale di Caltagirone, Terra Nostra, Orto Convista. La cooperativa è una cooperativa sociale tipo B agricola, ha anche 2 gruppi appartamento dove vivono delle persone che hanno fatto un percorso di terapeutico sia nelle comunità terapeutiche e poi il passaggio nel gruppo appartamento, e qui lavorano ogni giorno. Il venerdì, sabato e domenica questo posto è pieno di persone che viene da tante parti di Caltagirone, della Sicilia. Fino a poco fa qualcuno ha chiesto di poter venire a mangiare qui, quindi è un posto molto frequentato, perché oltre a essere un posto dove si fa del bene, si produce creatività, benessere, anche un posto dove si mangia bene,